Reperti manipolati, lo credo impossibile, ma sono pronto a fornire il mio DNA, così il giornalista Maisano Tele4, grazie alla sua inchiesta, il caso è stato riaperto. Progetto Porto Vivo in vetrina alla Fiera Immobiliare di Cannes, grande interesse per il progetto presentato in Francia dal sindaco di Piazza e l'assessore Bertoli. Galleria di Piazza Foragge, conta la rovescia per la riapertura, completate le asfaltature e si lavora gli ultimi ritocchi sulla volta per poter aprire il traffico nel tunnel. 79 edifici scolastici monitorati dall'ARPA del 2022 per concentrazione di gas radon, 21 gli sforamenti dei livelli di guardia, unico eccessivo officina dove è stato chiuso l'asilo Don Marzari Koch. Poveri in aumento, non solo stranieri ma anche triestini, parla chiaro un report allo sportello edile presentato oggi dalla Fondazione Lucchetta. 680 posti di lavoro tra diretti e indotto, Fincantieri lancia il Recruiting Day per il 18 aprile, ci si può candidare da oggi sino al 10 aprile, il link sul sito della regione. L'energia di Emmanuel Terry incanta il pubblico del Caffè dello Sport, ringrazio Dio per avermi dato le mie doti atletiche che mi permettono di giocare nei professionisti. Buonasera telespettatori e ben trovati nella nuova edizione del telegiornale di Tele4. Sono pronto a fornire il mio DNA se la procura lo riterrà necessario. Così Marco Maisano, il giornalista che con la sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber dopo i dubbi su una possibile manipolazione dei 10 reperti oggetto del nuovo processo da parte dei legali degli indagati. Il servizio di Marco Stabile. Procura riterrà opportuno, se gli avvocati degli indagati riterranno opportuno che io dia il mio DNA, fornisca il mio DNA a prova del fatto che all'interno del reperto il mio DNA non c'è, io sono qui, venite, insomma, fate quello che dovete fare. Così Marco Maisano, ieri sera a Tele4, il giornalista che grazie alla sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber insieme a due delle vittime degli attentati, Greta Momesso e Francesca Girardi. Quest'ultima, che all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni, ieri sera ha ribadito come... Cioè, per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti, perché appunto questa persona potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società a vivere e fare la sua vita. La disponibilità ad un prelievo di DNA del giornalista, che ha potuto esaminare i 10 reperti d'indagine per i quali ieri è stata disposta la perizia da parte del GIP, arriva a seguito della richiesta dell'avvocatessa triestina Alessandra Devetag, che difende 6 degli 11 indagati nel nuovo processo volto a identificare il bombarolo che terrorizzò il nord-est italiano. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta. Quanto però al rischio di manipolazione dei reperti, in un'inchiesta già segnata dai fatti relativi al celebre Lamierino, di cui si sostenne fu pregiudicata l'integrità dal perito balistico Ezio Zernar nel precedente processo, Maisano sgombera subito il campo da dubbi anche su una possibile manipolazione incolpevole da parte di chi quei reperti li ha effettivamente visionati. Sì. C'è stata una manipolazione volontaria da parte dei giornalisti, cioè mia, direi di no, perché non ho motivo di manipolare. Assolutamente, ma c'è stata la possibilità, questo si direi chiede. Assolutamente, ecco. Di no, perché... Chiariamolo, perché è bene, perché si è già sentita insomma questa voce anche da parte di... Insomma, ma è un'assoluta fesseria, perché ecco. I reperti erano custoditi all'interno di buste, diciamo... adatte a questo scopo, di plastica, al cui interno c'era una custodia rigida, in questo caso di plastica, al cui interno immagino ci fosse il reperto, ma evidentemente io non l'ho aperto, quindi non ho, non posso dire sicuramente lì dietro c'è il reperto. Ecco, io il reperto non l'ho visto, ho visto semplicemente una busta, con, ripeto, al cui interno c'era una custodia di plastica rigida e con sopra scritto reperto numero, capello, pelo, eccetera, eccetera. Quindi insomma non vedo in che modo possa essere stato manipolato o contaminato il reperto. Il progetto Porto Vivo sbarca a Cannes alla Fiera Internazionale del Mercato Immobiliare. L'obiettivo della giunta comunale è quello di attrarre investitori da portare a Trieste e creare interesse attorno ai piani già in essere che riguardano il Porto Vecchio. Bernardo Gulotta.
C'è anche Trieste alla Fiera del Real Estate di Cannes, il MIPIM, uno degli appuntamenti più noti a livello internazionale riguardo il settore dell'immobiliare e della riqualificazione urbana. Il capoluogo giuliano è presente per illustrare il progetto Porto Vivo, che, come dice il sindaco di piazza, non rappresenta un'esposizione da poco, ma un'operazione di grandissimo respiro che lui stesso definisce rivoluzionaria. Noi stiamo presentando una cosa da 65 ettari, che pochi hanno questo, molti hanno presentato dei progetti, degli spazi di qualche ettaro, e noi invece abbiamo presentato un progetto veramente rivoluzionario da 65 ettari. Dopo Puerto Madero, dopo Barcellona, dopo Hamburgo, veramente Trieste si presenta alla grande, a Cannes, che è meravigliosa e con una fiera più unica che rara. La tappa francese serve per pubblicizzare l'area dell'antico scalo, far vedere a imprenditori, immobiliaristi, fondi di investimento e studi di progettazione le potenzialità di Porto Vivo, che con i suoi spazi, i magazzini, l'intreccio logistico con la ferrovia a due passi, gli sviluppi delle aree pubbliche, quali il viale monumentale, il bosco urbano, il polo museale e la cabinovia, possano rappresentare per più di qualcuno un'interessante operazione di business e per Trieste un volano di sviluppo. Prima di 3 giorni di appuntamenti intensi della più importante fiera mondiale della rigenerazione urbana e immobiliare, qui ad affrontare quello che è la sfida di questi 4-5 anni del mandato del sindaco di piazza, ovvero di rilanciare nell'ottica di un progetto di rigenerazione urbana trigenerazionale l'area del Porto Vecchio, che da oggi è già area di Porto Vecchio. Già in questa prima mattinata diversi incontri con potenziali investitori. Ovviamente l'incarico che hanno dato i soci a Ursus non è quello di vendere i beni, ma di trovare gente che investa in Porto Vecchio, quindi dobbiamo avere la certezza di trovare una forma di alienazione dei beni che garantisca alla parte pubblica il controllo e l'investimento, per evitare che qualcuno metta i soldi e lasci le aree lì. E ora facciamo il punto dei lavori alla galleria di Piazza Foraggi. Gli operai stanno operando la copertura della volta, l'asfaltatura è già stata completata, ma il comune non azzarda ancora una data per la riapertura della viabilità, anche se è percepibile un cauto ottimismo. Vediamo. Il 4 marzo il sindaco di piazza scriveva su Facebook: dai che manca poco la riapertura della galleria di Piazza Foraggi, aggiungiamo noi. La testata online Trieste Prima, seguendo il post del sindaco, ha anche aggiunto una sua dichiarazione, che riferiva all'avanzamento dei lavori a circa l'85% del suo completamento. Una scadenza di fine lavori oggi non è definita. Dal comune si tengono ben cauti nell'avanzare una data precisa, poiché in corso d'opera è stato già appurato che l'imprevisto è dietro l'angolo. Di fatto però gli interventi nella galleria, per come questa si è presentata stamattina all'ingresso di Via Salata, sono effettivamente a buon punto. I lavori in questi giorni sono focalizzati sulla copertura della galleria, con quei materiali che saranno la parte estetica e visibile, ma proprio il reperimento dei giusti materiali ha fatto perdere qualche giorno la ditta, poiché si tratta di prodotti che oggi sono difficili da trovare sul mercato. Terminata questa fase, il grosso è completato e il traguardo sembrerà sempre più vicino. Dalla giunta comunale è stato comunicato che la prossima settimana sindaco e assessori saranno sul posto per un nuovo sopralluogo volto a definire il da farsi. Si ipotizza inoltre che, terminati i lavori di copertura, si potrebbe anche ragionare su un'apertura della galleria al transito veicolare, con definizione degli ultimi interventi, visto che l'asfaltatura sembra sia ultimata, chiudendo la galleria solo di notte, momento durante il quale i lavori andranno avanti. Ma è solo un'ipotesi, che potrebbe trovare conferma proprio durante il punto della situazione del sindaco la prossima settimana. E dopo il caso dell'asilo di Opicina chiuso per elevata concentrazione di gas radon, l'ARPA ha diffuso un report sui controlli fatti negli ultimi anni nelle scuole di tutta la regione. Vediamo. Nel 2022 sono state monitorate 79 strutture scolastiche, compresi nidi e scuole di infanzia, e sono stati rilevati 21 superamenti delle concentrazioni ammesse di radon. Soltanto nell'ultimo mese gli sforamenti segnalati sono stati una decina. Solo nel caso della Don Marzari Choc di Opicina, però, lo sforamento dei livelli del gas radioattivo naturale è stato considerato eccessivo, rendendo necessaria la chiusura della struttura, penalizzata in particolare dall'essere seminterrata, e il trasferimento
l'allevamento degli 80 bambini. A renderlo noto è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, precisando che il Friuli Venezia Giulia è una regione che, per composizione e conformazione del sottosuolo, presenta elevate concentrazioni di radon, un gas inerte e radioattivo naturale, inodore ed incolore, prodotto dal decadimento dell'uranio, presente in tracce nel sottosuolo quasi ovunque, concentrato generalmente nel suolo, all'aperto, diluisce rapidamente. La concentrazione dipende da quanto uranio è presente nel sottosuolo sottostante l'edificio e dalle caratteristiche dell'abitazione stessa. Dal 2000 l'Agenzia per l'Ambiente del Friuli Venezia Giulia ha avviato, unica a livello nazionale, una campagna di misura del radon in tutte le strutture scolastiche, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, effettuando oltre 20.000 misurazioni in più di 2.000 strutture. I risultati dei monitoraggi confermano che le concentrazioni elevate di radon non sono rare. L'aumento di siti con concentrazioni ritenute fuori soglia sono dovute alla revisione della normativa in materia, che nel 2020 ha abbassato i limiti consentiti da 500 becquerel per metro cubo a 300. Da qui la precedenza data alle rilevazioni proprio nelle scuole ritenute più sensibili. La misurazione si effettua su base annuale. Se in un edificio è presente un'elevata concentrazione di radon, è importante apportare alle strutture degli accorgimenti utili a ridurne la concentrazione. Nella gran parte degli edifici esistenti, cioè anche nei casi di sforamento, sono sufficienti dei semplici interventi edilizi, tipicamente di isolamento. Le risposte ai cittadini in diretta via social. Sentiamo alcuni fra i temi più interessanti toccati dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, che punta il bis con la coalizione di centrodestra alle elezioni di aprile. Qua scrivo: a Trieste affitti come a Milano. Ecco, non siamo a quel livello, sicuramente Trieste è uno dei mercati dove la parte immobiliare sta crescendo molto nel prezzo, probabilmente anche per l'attrattività. Così il governatore Massimiliano Fedriga, ricandidato alla presidenza della regione per il centrodestra, nell'ultimo appuntamento con i cittadini in diretta via social. Tra le richieste più pressanti, i dubbi sul fronte del super bonus edilizio 110%. Per quanto riguarda i bonus nazionali, so che il governo, ovviamente nazionale, questo non dipende da noi, sta ristrutturando la materia per riportare un po' di regole e renderla strutturale. Tra cui, per esempio, capisco delle persone che si sono trovate in difficoltà in questo momento, devo dire però che anche i crediti in quell'occasione sono stati bloccati ancora prima dell'ultimo decreto, perché le banche di fatto non accettavano più la cessione del credito. Anzi, l'ultimo decreto, non voglio adesso entrare nei tecnicismi, ma dovrebbe, per quanto riguarda il pregresso, non per quanto riguarda il futuro dove le regole cambiano, rendere più facilmente acquistabile da parte delle banche il credito. Sempre in tema di sostegno ai nuclei familiari, la conferma della misura della dote famiglia. Mi chiedono poi se la dote famiglia verrà riconfermata. Sì, è una misura strutturale, fa parte del norma quadro sulla famiglia che abbiamo scritto, alla quale poi ci teniamo moltissimo perché è uno dei cuori caratterizzanti di questa legislatura regionale. Infine, il tema delle crisi industriali e della rioccupazione di chi rimane senza lavoro. Con accordi con le categorie datoriali, quindi con Confindustria, per esempio, per i percorsi virtuosi che possano prevedere sia la formazione che ovviamente poi l'impiego delle persone formate. Questo, insieme alla regione che si occupa di formazione, ha portato, devo dire, a dei risultati molto importanti anche per affrontare, per esempio in passato, alcune crisi industriali che purtroppo non sono finite positivamente per quel singolo impianto produttivo, ma in alcuni casi, pensate, siamo riusciti a dare un'opportunità di impiego ad ogni singolo lavoratore che ne aveva fatto richiesta e non aveva potuto appunto proseguire la sua attività lavorativa in quello specifico sito produttivo. Una formazione di protesta, quella di Insieme Liberi, che alle regionali del 2-3 aprile sostiene la candidata a presidente Giorgia Tripoli. In lista della circoscrizione di Trieste c'è anche Marco Bertali, che a Sveglia a Trieste ha illustrato le posizioni del movimento civico su sanità, guerra e il progetto per la cabinovia.
Io voto di testa, io sono protesta. Io sono protesta. Sì, cioè, io voto di, perché effettivamente così. Quando dicevo prima che noi siamo non del dissenso ma del buon senso, perché noi su certe cose, appunto, questione della pandemia, questione della guerra in Ucraina, la Meloni ha sconfessato quello che aveva detto qualche anno fa rispetto a questa cosa, ecco, noi abbiamo pensato, abbiamo riflettuto, abbiamo usato la testa. Parte dalla protesta, in particolare da quella contro i Green Pass, ma vuole andare oltre la proposta politica della lista Insieme Liberi, che corre alle regionali a sostegno della candidata presidente Giorgia Tripoli. Un insieme di gruppi e movimenti che si ritrovano uniti anche nella contrarietà all'invio di armi all'Ucraina. Siamo collegati, no, col coordinamento No Green Pass Trieste, adesso abbiamo aggiunto No Green Pass e oltre, perché le stesse falsità, le stesse ipocrisie, lo stesso atteggiamento così liberticida, anticostituzionale, viene utilizzato adesso per altre questioni. Cioè la guerra, l'Italia, articolo 11 della Costituzione, ripudia la guerra e noi siamo, cioè, in guerra noi stiamo portando armi e non sarebbe possibile se si seguisse la Costituzione a uno dei contendenti. Tra i temi di carattere locale affrontati dal candidato Marco Bertali c'è anche l'opposizione al progetto dell'Ovovia. Il dire da parte nostra no all'Ovovia significa inserirlo comunque in un progetto ben più ampio che ha a che fare con il rispetto, diciamo, no, non solamente dell'ambiente ma il rispetto di quelli che sono gli investimenti economici, tenendo conto poi che forse le persone non lo sanno, ma i 62 milioni, no, che sono previsti per l'Ovovia sono in buona parte sì, del PNRR, però sono fondi a debito. Povertà in aumento a Trieste, lo evidenzia il report 2022 della Fondazione Lucchetta per quanto concerne le richieste di aiuto presso il centro di accoglienza di raccolta Elide, che si occupa di fornire a indigenti, senza tetto, migranti, ma anche persone vicine alla soglia della povertà, vestiti e altri beni di prima necessità. Le richieste sono sicuramente aumentate, le persone si ritrovano evidentemente a vivere una situazione di disagio, perlomeno molte persone. Prima del lockdown erano 700-800, adesso siamo arrivati a più di 2.000-2.500. Sono gli ingressi registrati ogni mese nel 2022 al centro di raccolta Elide di via Valdirivo, dove i volontari della Fondazione Lucchetta raccolgono e distribuiscono i beni ricevuti in donazione a persone in stato di bisogno nel centro di accoglienza di via Valussi. Questi i dati del 2022, più di 16.000 le visite totali, quasi 10.000 donne e poco meno di 7.000 uomini, per un totale di 71 provenienze differenti. Vestiti, coperte, sacchi a pelo per i ragazzi che dormono per strada o comunque giacche, scarpe, cose che possono servire proprio per la sopravvivenza quotidiana. L'età, direi l'età media, se non sbaglio, si aggira sui 40-45 anni, ma comunque ci sono moltissimi ragazzi giovani dai 14 anni in su e che arrivano anche da soli dopo viaggi che durano mesi. A causa della guerra in Ucraina e per la rotta balcanica i numeri sono in aumento. Oltretutto, dopo il terremoto in Turchia è facile aspettarsi un flusso di persone anche da quelle regioni. Ma le persone in stato di bisogno e di povertà non sono solo straniere. Dei 71 paesi di provenienza, il quinto per afflusso di richieste d'aiuto riguarda cittadini italiani. Normalmente sono persone un pochino più anziane, ma non solo, sono anche generalmente donne, generalmente anche intorno ai 30 anni, 35 anni, insomma. E la maggior parte delle persone è sul limite, cioè basta un mese che va male nello stipendio, nel lavoro e si trovano nell'assoluta indigenza. Poi ci sono anche gli homeless stanziali triestini che trovano un aiuto qui da noi. Tutti possono donare per aiutare la Fondazione Lucchetta nella loro opera di assistenza. Non solo vestiti, c'è bisogno anche di coperte e asciugamani. Ha bisogno di indumenti soprattutto per giovani uomini, diciamo sotto i 35 anni. Per le donne è più semplice perché le donne vestono un po' di tutto, ma servono anche lenzuola, asciugamani assolutamente, anche di posate, piatti, di cose che servono per arredare la casa. Fincantieri pronta ad assumere tra aziende indotto 680 persone nel corso del 2023. Il Recruiting Day si svolgerà il 18 aprile. Da oggi però è possibile accedere alla selezione attraverso il link presente sul sito della regione.
Fincantieri punta a 680 nuove assunzioni nel 2023 e per raggiungere l'obiettivo organizza un recruiting day il 18 aprile in collaborazione con i servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Monfalcone. Il personale sarà impiegato in Fincantieri e nelle imprese dell'indotto. La giornata di selezione si svolgerà negli spazi del Comune di Monfalcone e vi parteciperanno anche le società del gruppo Marine Interiors e Centro Servizi Navali e circa 30 aziende alla ricerca di personale specializzato per le sedi di Monfalcone, Ronchi, San Giorgio di Nogaro e Trieste. Le posizioni aperte sono visibili sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia e da oggi sarà possibile candidarsi fino al 10 aprile. Solo i candidati con curricula ritenuti in linea con le competenze richieste saranno convocati per i colloqui in presenza il 18 aprile. I profili cercati abbracciano uno spettro ampissimo di competenze necessarie per presidiare e supportare le diverse fasi della commessa nave. Si tratta di operai specializzati, tecnici di progettazione e produzione, figure della gestione delle commesse, procurement e area IT, ma anche profili junior o di stage per i quali non è richiesta esperienza. Il numero uno del personale di Fincantieri, Luciano Sale, ha ricordato nel lanciare l'iniziativa il grande carico di lavoro che, forte anche del grande incremento registrato negli ultimi 12 mesi, ammonta a un valore di oltre 34 miliardi di euro per 109 navi, di cui una quota importante proprio per Monfalcone. Vediamo anche questo titolo sul quotidiano locale Il Piccolo: perde il controllo dell'auto sul vallone, si schianta contro un albero a Ruppa, conducente ferito in modo grave, traumi al bacino e alla testa, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine dopo aver perso quindi il controllo della vettura che stava conducendo e si è andato a schiantare contro un albero. È successo nel pomeriggio di oggi, poco prima dell'ingresso dell'abitato, a circa un chilometro da una trattoria. Questa la foto notizia del giornale. Dopo l'allarme gli infermieri hanno inviato subito sul posto l'automedica che ha provveduto al primo soccorso. La persona è stata presa in carico e portata all'ospedale appunto con un trauma al bacino e un trauma cranico. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma restate con noi, torniamo fra poco con altre notizie e altri servizi. Le segnalazioni di una telespettatrice ci hanno portato stamattina in via Flavia, nei pressi del ponte ferroviario, dove nell'area verde a lato della carreggiata persiste da tempo una distesa di rifiuti, prevalentemente materiali di plastica, per la rubrica E io chiamo Tele 4. Via Flavia. La strada per andare per Mugia c'è un scovaccion che c'è, sì, vero. Mi vergogno di essere triestina, io non devo capire che non interviene nessuno, di come tipo là dei Ili è perfetto, te fa 200 metri è un schifo. Il segnalo perché passo ogni giorno per là e vedo sta roba, mi fa proprio male al cuore con questo. Per la rubrica Io chiamo Tele 4 abbiamo raccolto la segnalazione di una telespettatrice che durante la trasmissione Sveglia Trieste di lunedì 13 marzo ha segnalato il degrado in cui versa un angolo di via Flavia, precisamente l'area dove sono presenti i binari dell'ex ferrovia ormai all'abbandono più totale. La vegetazione è lasciata a se stessa, ma questa influisce poco sul traffico o la viabilità pedonale, che in quel punto è decisamente molto molto scarsa. Ciò che fa specie però è la discarica, che si nota passando a ridosso della strada. Lì c'è un po' di tutto, soprattutto plastica. Spiccano un birillo, sacchetti, numerosi rifiuti quali lattine, contenitori di alimenti, vestiario, vetri rotti e pezzi più o meno voluminosi di polistirolo. Non so se Bertali ha bisogno di un pezzo di polistirolo di quella grandezza, magari deve fare qualche lavoro, un modellino, un plastico di qualcosa, non lo so, si usano di solito. Però ecco, se non ha bisogno di quello c'è questo. Se non vuole quello, però, gli dico subito che c'è anche questo. La presenza dei binari porta a pensare che l'area sia di proprietà delle ferrovie. Quel tratto non è punto di passaggio pedonale. Vedere qualcuno transitare a piedi è cosa molto rara. Ma ciò non giustifica il deposito di rifiuti, solo perché tanto nessuno vi si imbatte quotidianamente. A maggior ragione in questo periodo storico, dove in molti, moltissimi, si spendono a parola nei confronti della salvaguardia ambientale e nella necessità di combattere l'inquinamento. Una buona pratica, però, dovrebbe essere quella di mettere a posto ciò che già oggi si presenta degradato, anche per far capire al cittadino che l'argomento è trattato nel concreto e non solo a parole. È stato inaugurato Miralab, lo spazio multidisciplinare per bambini e ragazzi del Parco e Castello di Miramare.
Per la prima volta il Castello di Miramare ha uno spazio dedicato ai ragazzi e alla didattica, cosa che non è mai stata, perché essendo un museo storico era difficile ricavare degli spazi per la didattica. E in questo modo abbiamo concluso anche la riqualificazione di tutta la zona delle serre, con l'Orangerie, con il Parco Centrale e con questa aula didattica modulare. Si chiama Miralab, uno spazio didattico multifunzionale allestito nelle nuove serre dedicato a bambini e ragazzi del Parco di Miramare davanti al castello. Ha una particolarità: è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e in particolare al contributo del film Netflix Lift, girato proprio nel parco, grazie alla collaborazione di Film Commission, un dono della produzione dopo le riprese del film. È molto importante per un museo avere uno spazio dedicato alle nuove generazioni, alla didattica, alla pedagogia, perché ogni museo ha un ruolo educativo, etico, morale che deve portare a compimento. Io sono molto felice dell'apertura di questo spazio che è tutto dedicato a loro. Sono anche doppiamente felice perché questo spazio si trova all'interno del parco e tutta una didattica nuova adesso si sviluppa e si apre ed è dedicata al giardino, al parco, alla botanica, a tutte le scoperte naturalistiche che i bambini possono fare. Miralab è stato inaugurato oggi e il primo laboratorio è già stato utilizzato dagli alunni della classe quinta della scuola primaria Rossetti, ospitati nella grande aula multimediale che affaccia sul giardino all'interno delle serre. Le piante sono importantissime e tutte le scienze naturali che si sono sviluppate così tanto nell'Ottocento, quando è nato questo parco, adesso si rivelano come qualcosa di fondamentale per la nostra esistenza e quindi imparare a prendersene cura e a conoscerle è fondamentale per le nuove generazioni. Tra i prossimi appuntamenti in programma ci sono la riapertura del castelletto il 29 aprile e delle storiche cucine il 26 maggio. Ospite speciale della puntata del Caffè dello Sport di ieri sera, Emanuele Terri, l'ala centro della Pallacanestro Trieste, che ieri ha incantato ospiti e telespettatori con la sua energia in studio. Allora, vediamo un estratto. Altro Terry, entrato subito nel cuore dei tifosi perché è un giocatore spettacolare che salta tanto, una fisicità debordante, si è presentato con un alley-oop al Palatrieste contro Milano. Huge credit to just the man upstairs. I wouldn't have, you know, came this far in life if it wasn't for God and, you know, great support. Energy's is big in my life, you know. Ringrazio Dio lassù che mi ha dato questa energia, questa capacità di essere così, di avere questo fisico. They can shoot the ball very well, they can dribble the ball very well. Ci sono tanti giocatori che tirano meglio di me, palesano meglio la palla, hanno più skill, hanno più, diciamo così, fondamentali, brillanti. Io sono un uomo che porta la mia energia a tutto campo, in attacco e in difesa, e con questo riesco a creare per gli altri, in difesa, in attacco, liberarli magari per un tiro, prendere un rimbalzo. I've always told as a young man that insomma, questo è il mio modo di interpretare la pallacanestro. Poi, you know, ha detto che lui fin da piccolo amava vincere le gare, correre più di tutti, insomma, è sempre stato un agonista, e questa energia, insomma, ringrazia l'uomo lassù per averlo fatto così. Poi ha ringraziato i tifosi, ha detto sono stati splendidi con me sin dal mio arrivo, ed è come dire un piacere giocare in una realtà come Trieste. And just the opportunity to play here is remarkable. Io sono molto curioso di vedere, non so se lui può raccontarci qualcosa, sì, se può dirci qualcosa di questo nuovo arrivato. Grace person, he learns the plays very fast, asks questions, he asks, you know, teammates questions of where to go, different spots. Insomma, una brava persona, ha fatto tante domande, ha chiesto insomma nei vari spot del campo come posizionarsi, ha avuto qualche esperienza in Europa, è una brava persona, speriamo faccia. Se poi fa anche canestro va benissimo. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito, rimanete con noi, fra poco l'approfondimento che segue il notiziario insieme a Antonio Rodà, segretario della UILM Trieste Gorizia, collegato via Skype. Pochi minuti di pubblicità e siamo di nuovo noi, state su Tele4. Ben ritrovati cari telespettatori per l'approfondimento che segue il notiziario di Tele4, lo vedete già l'ospite sul nostro schermo, Antonio Rodà, segretario della UILM Trieste Gorizia, ben ritrovato.
Grazie, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io partirei dalle vostre dichiarazioni dopo l'incontro che c'è stato dell'audizione alla Camera. In Varsila non sono in discussione solo i circa 400 posti di lavoro oltre all'indotto, ma un'importante capacità produttiva tecnologicamente avanzata e una manifattura di eccellenza con competenze e professionalità che dobbiamo preservare. Grave la decisione di Varsila di dismettere la produzione del sito di Trieste senza preservare il know-how, e questo lo hanno detto proprio Antonio Rodà e Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Da questo incontro si passerà a un successivo incontro al MIMIT, ecco, che mi pare che sia giovedì questo, giusto? Giovedì 16. No, diciamo che siamo in attesa della conferma della data, dovrebbe essere nella settimana tra il 20 e il 25, insomma la prossima settimana. Quindi chiedo scusa, quindi a breve comunque previsto un altro incontro. Il futuro incerto della Varsila c'è stato lo scalpore ovviamente quando è successo tutto e noi lo abbiamo raccontato molto bene insieme anche a tutte le altre testate giornalistiche, poi momenti di silenzio, momenti dove si stava anche ponderando insomma su come riuscire a sbrogliare la matassa. Ecco, a che punto siamo, Rodà, adesso? Ma noi abbiamo chiuso la prima fase. La prima fase è stata quella di una reazione forte, fortissima, alla volontà di Varsila di dismettere in tempi anche celeri l'attività produttiva. Quella fase si è chiusa con una grande battaglia che abbiamo vinto, perché insomma dobbiamo ricordarlo, la manifestazione oceanica definirei per quanto riguarda temi sindacali e per la storia della nostra città, la sentenza del giudice, il fatto che con le nostre manifestazioni, le nostre sollecitazioni siamo intervenuti a far modificare un decreto legge sulle antidelocalizzazioni, quindi insomma tutto questo va ricordato come una grande vittoria da parte dei lavoratori. Però non è finita, nel senso che adesso inizia la fase più articolata dell'avvertenza, perché Varsila sicuramente si è fermata, ha cambiato atteggiamento, ma l'obiettivo finale comunque resta quello di disimpegnarsi dal punto di vista produttivo dal nostro paese. Ora noi siamo al momento in cui bisogna cominciare ad andare a fondo dei piani di reindustrializzazione, fondamentalmente di chi vuole rilevare il sito, e quindi noi ci aspettiamo che nei prossimi tavoli governativi, che dovrebbero essere, come preannunciato, insomma nei prossimi giorni, nella settimana seguente a questa qui, dovremmo andare a conoscere quantomeno chi sono le aziende che sono arrivate alla fase finale di interessamento verso le attività, verso rilevare le attività produttive di Varsila e che cosa vogliono venire a fare. C'è anche un altro grande tema, che cosa resta di Varsila, perché se 400 posti circa, 450 erano i posti diciamo a rischio l'estate scorsa, noi oggi dobbiamo pensare che Varsila conta solo a Trieste circa un migliaio di addetti, di questi 633 circa, se non sbaglio il numero, sono quelli che impiegati nel cosiddetto service, le attività insomma di assistenza che restano, che loro hanno preannunciato rimanere con un impegno di un piano industriale triennale che ci è stato presentato lo scorso 1 febbraio al MIMIT, ex MISE, ma che per quanto ci riguarda necessita di tutta una serie di approfondimenti, perché ci sono tanti aspetti da chiarire per poter dare un giudizio di merito più strutturato, per poter dire è un piano industriale che traguarda una continuità delle attività di Varsila. Quindi abbiamo sul tavolo tante situazioni: riconvertire la produzione con un piano industriale di un soggetto che arrivi, che sia credibile, che dia prospettive future, il mantenimento della parte di Varsila che resta, e poi c'è il grande tema, nel senso che fare in modo che tutto questo avvenga in una sorta di contemporaneità, nel senso non possiamo accettare che ci sia una politica dei due tempi, ovvero che si chiuda
parte un ammortizzatore sociale, poi tra un paio d'anni se ne riparla. Ecco, questo è una cosa che noi non potremmo accettare assolutamente. Che atteggiamento percepite da parte dell'azienda, da parte di Varzi la stessa? E prendo spunto anche da un'altra frase: non bisogna perdere tempo sulla reindustrializzazione. Beh, non bisogna perdere tempo perché, come sappiamo, ci sono delle opportunità. Ci sono, alcune di queste opportunità passano anche da un coinvolgimento, da un ruolo chiave da parte del governo e dei ministeri del nostro paese, quindi è evidente che noi vogliamo sollecitare non solo l'azienda ma tutto il governo, la classe politica, nel fare in modo che questi tasselli vadano al loro posto nel più breve tempo possibile. Ogni giorno perso è ogni giorno in cui può sfumare un'opportunità industriale. Sappiamo benissimo che ci sono delle partite che a volte sono molto delicate, che sono appese a tante situazioni di equilibrio nei rapporti tra soggetti industriali, tra paesi, tra governi, eccetera, all'interno della stessa comunità europea. È evidente che ci deve essere un grande gioco di squadra. Se questo ci sarà, ci sono tutte le condizioni per fare in modo di far ripartire il sito di Bagnoli in una chiave industriale sicuramente diversa, trasformata, non più atta a produrre motori, ma che comunque potrebbe dare una continuità industriale importante. Che impressioni vi hanno dato le commissioni parlamentari quando vi hanno ascoltato le vostre istanze? A Roma percepiscono l'importanza di questo sito, che geograficamente così decentrato ma così fondamentale sia per la vita di tanti lavoratori che per la produttività anche del paese? Sappiamo benissimo che a volte Trieste è un po' lontana dall'opinione pubblica, dalle corde, diciamo, di quelli che sono i temi, le vertenze nazionali che hanno più clamore, più risalto mediatico e quant'altro. Però un ruolo importante all'interno del governo lo possono giocare, e l'hanno giocato fino in questa fase, i parlamentari del nostro territorio regionale. Quindi l'iniziativa di oggi è successiva e conseguente a un'iniziativa che il sindacato aveva messo in piedi sul nostro territorio. Noi avevamo incontrato un po' di tempo fa tutti i neoparlamentari eletti dopo le elezioni, ponendo il tema di Varzila, insomma, dopo tutte le lotte sindacali, quello che era successo, e quindi loro si erano assunti un impegno, firmando un documento assieme a noi, nel, come dire, cercare di accompagnare tutto questo percorso che ho appena richiamato. Quindi i parlamentari del nostro territorio sono un elemento molto importante per quanto riguarda l'attenzione del governo su questa partita. Continuate a sentire i lavoratori, le persone a rischio, il sindacato rimane ovviamente vicino a chi è direttamente interessato. Avete percepito umori particolari, vi hanno raccontato delle cose, insomma, anche che possono aiutare la stessa vostra opera sindacale? Insomma, questi lavoratori adesso cosa dicono, cosa pensano, come stanno vivendo? Beh, come potete pensare, insomma, Varzila è un'azienda così grande, è come una piccola comunità, una città, ci sono mille voci che si rincorrono, mille situazioni, insomma, e a volte si tende, insomma, a fare anche un po' di costruzioni che a volte non hanno riferimenti reali, a volte sì, a volte no. È evidente una cosa, che nelle maestranze della produzione c'è un grande scoramento. Si vive, diciamo, la cosiddetta ripresa produttiva con il fatto che questo è un percorso ormai a termine, quindi si può immaginare con che motivazioni, ecco, si continui ad andare avanti. Quindi è evidente che c'è un sentimento di scoramento, ma anche di attesa, di incertezza, di preoccupazione su cosa ci aspetta dietro l'angolo. E allo stesso tempo anche la parte, diciamo, che dovrebbe rimanere di Varzi la si interroga e dice: ma noi senza la produzione quanto abbiamo ancora davanti come prospettiva? Perché questa è la domanda che dobbiamo porci. 633 lavoratori su un sito come quello di Trieste, poi ci sono le basi di Genova, Napoli, Taranto, dove ci sono le basi dove hanno sede il service, insomma, di Varzila. Beh, senza una produzione direttamente correlata al nostro paese, quanto hanno in termini di prospettiva? Come si possono riadattare, ripensare, eccetera? Ecco, è evidente che ci sono
tante situazioni che vanno verificate, come anche il cosiddetto piano industriale di Wärtsilä, che parla di ricerca e sviluppo, che parla di portare su quello che rimarrà dell'azienda lo sviluppo di motori con combustibili alternativi al gasolio. Si parla del si parla del metanato, insomma si parla di soluzioni cosiddette green. E quindi ancora una volta vediamo come la partita della transizione ecologica energetica abbia pesato e pesi su scelte come quelle fatte da Wärtsilä. Oh, poi ovviamente Antonio ci continueremo a sentire anche nelle prossime settimane in base a quello che succede, come con altri colleghi sindacati. Mentre parliamo delle brutte notizie, purtroppo, nel senso che l'indeterminatezza del futuro di Wärtsilä, oggi Fincantieri invece sembra che continui a investire, lancia il Recruiting Day per assumere 680 lavoratori tra i diretti e l'indotto. Di questi 180 collocati in aziende controllate, il resto nell'indotto, 33 gli operai previsti. Insomma, parliamo sempre di un mondo dove si sta andando un po' a dissipare il tessuto produttivo industriale, certe aziende invece continuano a investire, e poi ovviamente vogliamo che l'occupazione in Friuli Venezia Giulia salga, no? Beh, sicuramente quella di Fincantieri, sicuramente insomma Fincantieri è la più grande azienda industriale del nostro territorio regionale, è una tra le più grandi aziende industriali del nostro paese. Fincantieri ha ordinativi in crescita, quindi carichi di lavoro che sicuramente fanno guardare con serenità al futuro, ed è giusto che si investa nell'assunzione delle maestranze, per cercare di valorizzare anche quello che è un tessuto economico e sociale del nostro territorio, perché per anni questo era un contatto, un anello che si era andato indebolendo, e quindi se si riesce a recuperare non solo nelle assunzioni dirette, ovviamente tutto il nostro, se fossero 500 assunzioni dirette noi saremmo sicuramente molto più contenti, ma anche a valorizzare quello che è l'indotto locale delle imprese che sono a servizio di Fincantieri, beh, sicuramente è una partita importante, come anche insomma il discorso che abbiamo fatto di Wärtsilä, il rapporto tra Wärtsilä e Fincantieri non è un rapporto di secondo piano, insomma, se pensiamo alle navi da crociera fatte negli ultimi anni, sono quasi esclusivamente tutte alimentate da propulsori di Wärtsilä. Eh sì, si era anche parlato quando era iniziata questa crisi del possibile ruolo che Fincantieri avrebbe potuto, potrebbe avere in questa partita. Parliamo ovviamente di rapporti, situazioni immagino anche delicate da certi punti di vista, però insomma quel che ho visto è che al di là dei sindacati dei lavoratori anche la politica e comunque il mondo civile tutto, insomma sembra che siano tutti uniti per Wärtsilä, no? Beh, questo sì, è stato forse uno degli elementi di successo di tutta questa prima fase, che ha, se no diversamente io penso che le armi a nostra disposizione sarebbero state molto più spuntate, sarebbe stata molto più difficile la battaglia, quindi il fatto che si sia fatto sistema assieme è una cosa assolutamente positiva. Noi abbiamo cercato di difendere un ragionamento di filiera, quindi motori, navi, e quindi come comparto della navalmeccanica del nostro territorio, cercando anche, auspicando nelle prospettive di qualcuno che subentri a fare i motori, che quindi continui quel rapporto di collegamento tra quello che era Wärtsilä, la produzione di motori, Fincantieri. Beh, questo sicuramente nelle intenzioni di Wärtsilä sul territorio verrà meno, perché la loro decisione è ferma. È evidente che la ricerca e sviluppo che potrà nascere comunque potrà avere sviluppi e applicazioni successive che si svilupperanno nei prossimi anni, però insomma oggi come abbiamo ricordato insomma dobbiamo mettere in sicurezza quello che è un sito molto importante per il nostro territorio, parlo di Wärtsilä, quello che le maestranze in termini di capacità, di conoscenza tecnologica hanno, quindi insomma e per questo motivo abbiamo dichiarato, insomma, non possiamo permetterci di disperdere un patrimonio di conoscenze tecnologico, di capacità come quello che negli anni si è sviluppato e creato sul sito di Bagnoli. Molto bene, Antonio Rodà, grazie per essere stato in nostra compagnia, buon lavoro e mi raccomando, rimaniamo aggiornati. Grazie.
Grazie a voi, buona serata. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche nell'approfondimento che segue il notiziario di Tele4. Il prossimo appuntamento in diretta ovviamente domani mattina a Sveglia Trieste da parte mia. Buona serata.